Ciao a tutti, sono Monia, istruttore allenatore personal trainer e per Giva voglio continuare a farvi vedere degli esercizi di stabilità semi-pilates. Semi-pilates oppure MSP, quindi come una concezione non solo pilates, sono esercizi o di body balance, insomma sono di esercizi di bilanciamento del corpo, esercizi di stabilizzazione che sto cercando di proporvi in attesa di farveli vedere con una nuova attrezzatura. Esercizi semi-pilates su un'attrezzatura o comunque una tavola propriocettiva di questo genere. La quadrupedia è una delle modalità di allenamento poco utilizzata quando ci si allena in sala attrezzi, ma una modalità a corpo libero estremamente utile per uomini e donne. Un po' trascurata nell'allenamento maschile, ma sicuramente è un lavoro che stabilizza molto bene già senza una tavola propriocettiva, mentre invece con qualcosa sotto che comunque vi comporta una microoscillazione si lavora già molto bene sia sulla muscolatura che tendenzialmente solleva il corpo, come in questo caso può essere il gluteo, sia in generale su tutto il corpo, perché se io induco l'oscillazione qui una persona che non è abituata cade, una persona che non si allena abitualmente in questo modo cade. Vi ho fatto vedere prima l'apertura in questo modo, provate a stare un paio di minuti con braccio e gamba lungo la stessa linea, quindi ve lo faccio di profilo, braccio e gamba lungo la stessa linea, stando in questo modo voi fate 2 minuti e poi provate a cambiare il braccio di sollevamento. Ora, questo è un esercizio di estrema propriocezione e tra l'altro un esercizio attraverso il quale riuscite a vedere quali sono le asimmetrie del vostro corpo, perché talvolta se si vuole fare un allenamento completo come cerco di costruire per i miei clienti bisogna anche vedere esattamente quali sono le mancanze del proprio corpo. Non bisogna alimentare le asimmetrie o le, tra virgolette, strutture del proprio corpo, ma bisogna cercare di aprirlo e creare delle simmetrie complete. Provate a stare 2 minuti in un modo, 2 minuti in un altro e riprodurre il lavoro 2 minuti in un modo, 2 minuti in un altro, scusate, in un altro, sia a destra che a sinistra. Se poi io vi mettessi in mano qualcos'altro, quindi un'attrezzatura nuova che vi porta ulteriormente in disequilibrio, soprattutto quando siete, esempio, con la gamba sinistra sollevata e il braccio o la gamba destra sollevata e il braccio sinistro, se io vi faccio già solo oscillare in questo modo su una tavola propriocettiva e se poi io creo maggiore disequilibrio da qui, dal braccio, voi avrete un allenamento faticoso, breve, ma ottimo. Grazie da Monia, Giva.